Ragazzi, in questo momento stiamo per andare al Red Bull Rampage italiano. Allora, raga, siamo arrivati. Ce li ho letteralmente alle mie spalle. Questa è solo una parte in realtà, perché mentre arrivavamo abbiamo visto altri punti interessanti. In realtà pensavo fossero molto più piccoli, invece sono enormi, mi sto cagando addosso. Comunque oggi non ho portato la bici perché siamo venuti solamente a vedere se è possibile girarci, perché altrimenti avremmo portato la bici a vuoto. Quindi adesso andiamo a vedere un po' di posti, punti dove si potrebbe girare, vediamo cosa c'è. È molto simile al Rampage questo posto, quindi sarà interessante, vediamo un po'. Comunque nulla, adesso esploriamo un po' e vediamo cosa c'è. Sarebbe interessante scendere da là o direttamente da là. In realtà questo versante qua, dall'altro lato, o era un altro punto, non ricordo bene perché devo orientarmi. Era enorme, era una montagna che era lunga chilometri e volevo scenderla. Quindi poi andremo a vedere magari anche quella, non lo so, i punti sono tantissimi, sono tutti interessanti. Bisogna scegliere bene la linea, tipo ad esempio da quel punto là esattamente si può scendere così in qualche modo. Secondo me è fattibile, vabbè, dobbiamo vedere un po'. Comunque è fighissimo. Teoricamente da là si può scendere, oltre a fare paurissima, si può teoricamente scendere anche se il grip è poco, quindi bisogna capire bene. Oltre al fatto che bisogna capire come arrivarci là sopra. Teoricamente facendo una linea del genere, vabbè, dalla GoPro neanche si capisce bene, però si può scendere, fa un sacco di paura, ma si può fare. Si passa più o meno da qui, arriva qua che poi è più piatto e più piano ed è fighissimo sto pezzo perché stanno letteralmente questi tipo i drop del Rampage in miniatura, però è fighissimo. Stanno queste specie di gradoni, qua ce n'è uno. Qua si scende, molto figo comunque, no? È bellissimo. Qua c'è un altro gradone, gradino più che gradone, piccolissimo. E poi si può scendere, si fa una linea, vabbè, da qua, poi si sceglie dopo. Però è fighissimo, tra l'altro si va stra in alto, cioè sembra veramente di stare a Rampage o a Rampage, pronunciatelo come volete, non lo so. Ed è veramente figo, cioè, tra l'altro non ve l'ho detto dove siamo, siamo ai Calanchi Lucani di Pisticci, e non è Rampage veramente, magari sarebbe stato molto più bello, però no, non siamo lì. Comunque bisogna capire adesso come salire fino là. E forse abbiamo già una linea, è rischiosa, quindi poi valuto se farla o no, perché ovviamente non voglio uccidermi. Però le linee ci sono. Devo solo capire se il terreno tiene o no, perché tiene ma si sgretola, cioè letteralmente guardate. Guardate, vi sembra che tutto così secco abbia grip. Guardate qua, con la mano l'ho staccato. Cioè proprio si sgretola con niente. Ma il problema è salire là. Se si riesce a fare qualcosa, se no si partirà da qua. Un po' triste, però bisogna capire. Ragazzi, è tempo di andare. Siamo arrivati, c'è anche Evan, ovviamente, non può non stare. Ieri non è venuto perché abbiamo semplicemente visto se si poteva girare, si può girare, quindi a posto. Cosa ne pensi di... Tutto finissimo. Com'è? Sono giganti. In realtà questa è la parte dove stanno i calanchi più piccoli, perché in realtà ci stanno quelli un po' più grossi. Il problema è salire fino là, quindi mo vediamo. Tanto avremo altri giorni, quindi vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Vediamo un po' cosa esce. La bici l'abbiamo montata, quindi sta tutto fatto. Mo con Evan andiamo a provare a
fare proviamo già a fare qualcosa. Senza Ci morire, riscaldiamo, poi praticamente. iniziamo a filmare veramente, anche perché siamo venuti qua per fare dei video molto belli, quindi vediamo un po' cosa esce. Allora, andiamo a scoprire un po' di punti, sì, già enormi, subito. Ragazzi, red studenti. Sì, non so da dove andare. Sì, scendi da qua. Ciao! Allora, ragazzi, abbiamo trovato una linea carina, forse una tra le più girabili. Quindi ora la facciamo, vediamo un po'. Porco zio! Allora. Boh, non è granché, sembrava più, non lo so. Allora, raga, abbiamo iniziato un po' a filmare e vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori lo stesso. Allora, raga, stiamo mangiando perché dobbiamo rifornirci pure noi, se no crepiamo. Allora, abbiamo fatto un paio di clip, no? Beh, non stiamo a documentare tutto tutto nel dettaglio perché ragazzi, stiamo già sclerando per trovare dei punti decenti, quindi ora mangiamo con calma, poi vediamo se troviamo qualche altro punto più interessante, perché qua lo scenario è figo, però per girare è molto scomodo, quindi vabbè, vediamo un po' che fare. Ciao. Ok, io ci sono. Ce le potresti mandare poi quando può. Ragazzi, chi l'avrebbe mai detto che avremmo trovato qualcuno disponibile a farci una ripresa col drone? Ringraziamo Domenico che abbiamo conosciuto adesso, 2 minuti fa, che ci sta facendo queste riprese. Bellissimo. Adesso ci stiamo spostando da dove stavamo prima. Vabbè, ringraziamo Domenico per le riprese col drone che poi ci deve mandare. Praticamente adesso vediamo un po'. Avevamo visto un altro punto un po' più interessante, quindi vediamo che cosa troviamo. Siamo scesi, Evan, dalla macchina, perché come vedete siamo a piedi. Tra l'altro siamo diventati. Io sono diventato praticamente bianco, i pantaloni sono diventati bianchi, anche le scarpe. Tra l'altro ho cambiato colore al braccio, ma ok. Abbiamo trovato questo punto, che ora qua c'è il filo, qua anche non si può andare, però vediamo, tanto la bici passa tranquillamente. E vediamo un po' se ne vale la pena girare. Sembrerebbe di sì, vediamo un po'. Come gli esploratori che vanno nelle cose abbandonate, che entrano nei fili, scavalcano i fili. Quello qua è bello. Sembra bello scendere, sì, più da DH, per dire. Cioè, qua registriamo Sì, qualcosa. vabbè. Qua. Non passiamo da qua, se no crepiamo. È lunga la discesa. Dall'alto. No, Non sì. serve neanche andare in mezzo ai calanchi a morire, perché la mia preoccupazione è, a me fa paurissima scendere dei calanchi proprio. Difatti non l'ho fatto, perché raga fa paura, cioè se sbagli ti fai malissimo. E noi non vogliamo rischiarcela comunque così tanto, vogliamo divertirci, fare un bel video, ma senza rischiare troppo, perché è pericolosissimo. È come se fosse il deserto. Vediamo un po' che c'è. Che ne pensi di questa giornata? Molto bella, anche Molto. perché abbiamo avuto un ospite speciale. Sì, il drone è bellissimo. Ma penso che più in alto di qua è il massimo. Dove scende? Oh Madonna. Ah, Cazzo. vabbè.
Cadi nell'acqua, vedi che succede. C'è un lago. Sta un lago. Cazzo, non ti sentirà nessuno d'acqua. Acqua. Ma che cazzo fa? Possiamo scendere tutte e due. Vado, fra. E il bello è che non è neanche complicato come pezzo. Si può fare tranquillamente, rilassare. Fra. E la pista da là? No, là sopra dobbiamo andare. Dobbiamo salire tutta quella. Fra. Là. Ragazzi, è strafigo. Raga, siamo in cima. Adesso è tempo di fare il primo giro di prova. Vediamo un po' cosa esce. Bene. Mi raccomando che sta la crepa, eh. Segui a me. Sticky gon' get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hit up high my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Nella ragazzi, siamo diventati re della savana. Raga, vuoi arrivare al cielo? Ragazzi, lì ci stanno gli uomini quelli là che vi rapiscono. Comunque raga, guardate quanto siamo in alto. Mamma mia. Questo è una roba. Raga, cioè, stiamo crepando di caldo, però però poi vogliamo scenderci quella collina là intera. All'inizio siamo partiti un po' scoraggiati perché stava uscendo tutto un po' male. Però ora non si scherza più. Ora è il turno di Evan a scendere, eccolo qua. Campione del mondo. Raga, non è che è facile che state ridendo, che vi vedo, non sto facendo una discesa. Siete voi qua? Niggas out of line, turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, can't be, it won't be. Ragazzi, Evan, stiamo salendo una salita che poi faremo in discesa. Che vogliamo sperare, ma lo è sicuro perché è ripidissima e gigantesca. Le dimensioni dal video non renderanno mai, ma guardate qua. Dobbiamo arrivare in cima. No, raga, dal video non renderà, ma è una cosa enorme. La stiamo adesso salendo, la scenderemo, raga. C'è pure la pista fatta dagli animali, quindi è perfetto, tranquilla. Non ci sono cose in mezzo. Sembra, adesso la controlliamo, ma sembra tranquilla. Sicuramente si prendono velocità elevatissime. Penso che dopo questa torniamo a casa perché siamo stanchi, insomma, ragazzi, è stancante. Però raga, non vedo l'ora. È bellissimo. Ci vediamo sopra. Ci andiamo. C'è scritto REC. Vediamo giù. Ragazzi, non mi sono mai cagato addosso così tanto in vita mia. Porca puttana. Due ore a salirla. Porca troia. Ragazzi, mi sto cagando. È stato assurdo. 20 minuti, 15 minuti per salirla. Letteralmente un nanosecondo per scenderla. Cioè, raga, non mi aspettavo di scenderla in così poco tempo. Fra, è fighissimo.
Madonna! Ho detto, cazzo, sono già arrivato in fondo, cioè è durata un secondo. Porca troia! No. A parte che sono stato un po' appeso ai freni. Cioè non sono, Madonna, non sono mai stato cosa, sono stato appeso ai freni tutto il tempo perché sennò prendevo troppa velocità. Cioè, raga, bellissimo, non so che dire. Bello. Io faccio più un cazzo però. Ragazzi, ci siamo scesi l'ultima volta. Questa discesa che non sarà l'ultima totale, perché torneremo, perché probabilmente faremo una parte 2 di questo video, perché ci abbiamo tanto da filmare. Ringraziamo sempre Domenico che abbiamo conosciuto oggi per le riprese del drone, col drone. Come ho già detto, probabilmente faremo la parte 2 qui, molto probabilmente, praticamente sicuro, non sappiamo quando. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, seguiteci su Instagram per restare sempre aggiornati. Se non vi ammazzo. No. Ragazzi, noi ci impegniamo tanto a fare video, quindi ragazzi, un'iscrizione, un follow è gratuito se vi piacciono i video, ovviamente, perché se non vi piacciono ci sta, però ci impegniamo, quindi cercate di notare l'impegno. E nulla, è stato bello, ragazzi. Di qualcosa? Mettete mi piace al video. Ah, e bombardate il video. Esatto, e condividete. Bella.